Esene e la Cromada, ecco la contrapposizione degli Spartani. Gli Spartani non effettuano da soli una spedizione contro la nostra terra, ma vengono con tutti i loro alleati, mentre quando noi attacchiamo un altro paese, pur combattendo per alcuni contro un nemico che lotta in questi propri beni, bisogna non facciamo fatica ad avere l'amico. Cioè questo nostro stile di vita porta ad avere l'amico e gli altri popoli, nonostante gli Spartani siano quelli per eccellenza. Ragazzi, ci sono posti anche davanti, potete venire davanti. Quindi, come vedete, questa è una loro, una rappresentazione della democrazia romana. Ma vediamo un po' nella sostanza come era costruita, quale diciamo l'origine storica, cosa era accaduto, per cui si viene formando, dicevo che Cristone è l'iniziatore del 1500, l'iniziatore di questa democrazia, delle leggi che costruiscono la democrazia a Cristo. Che cosa succede ad Avignone? Succede un fatto singolare che appunto poi diciamo interessava molto ai Giacobini, a Robespierre, ai Giacobini francesi, perché i Giacobini francesi rappresentavano l'elite culturale. Che cosa succede? Che l'elite sociale, economica, culturale di Atene crea una democrazia assembleare in cui tutti i poteri stanno in mano all'assemblea, alla quale partecipano tutti gli ateniesi, e in qualche modo la vita. Ora non è detto che loro secondo i valori della democrazia non siano attaccati dall'assemblea, anzi l'assemblea siccome era formata da tutti i popoli, non c'erano solo gli aristocratici, ma c'era anche il popolo, tutti i popolacci, possiamo pure dire questo, e poi lo vedete nei commenti di Aristofane, continuamente nei loro, questo movimento anti-aristocratico contro gli aristocratici, contro i visti. Loro si fanno guida questa democrazia, pur essendo contestati, vengono mandati in esilio, sono ostracizzati, ricordate quanti di questi personaggi sono soggetti allo stracismo e devono lasciare, tuttavia difendono questa forma di governo aristocratico pure nei momenti in cui essa è contro di loro. Quindi questa è la straordinarietà del cioè, questi aristocratici non tentano di abbattere la democrazia assembleare ateniese, ma la difendono, se ne fanno vita. E diciamo che il prototipo, il rappresentante più eminente di questi aristocratici che guidano la democrazia ateniese è proprio Paese, che morrà subito dopo, perché viene una peste per Atene, l'anno successivo 429, Atene è, diciamo, colpita da una pestilenza funesta che uccide tantissima parte della popolazione. Ora Tucidide ammira Paetide, perché dice che Tucidide, pur guidando l'assemblea, pur avendo diciamo la maggioranza, la supremazia dell'assemblea, non si fece guidare dal popolo, dal popolino, quindi tenne a bada, diciamo, i peggiori, i buoni negativi dei rappresentanti del popolino nell'ambito dell'assemblea. Ora, a quanto quindi a questo mito di Atene, maestra della Grecia, Atene, Grecia della Grecia, si viene a creare un altro mito. Non è che gli ateniesi della politica fossero tanto magnanti, tutt'altro. Abbiamo questo documento che ci viene dato, questo dato di Paetide è il secondo libro delle storie. Alla fine del quinto libro, l'ultimo capitolo del quinto libro, vi è l'esposizione di un avvenimento singolare, e cioè il dialogo dei veri e degli ambasciatori. Che cosa è successo? Che Melo è un'isoletta che sta nel mare Egeo, nella parte sud occidentale.
Mare Egeo, ed era stata colonizzata da tempo, da secoli, dagli Spartani, e che nella guerra del Peloponneso, da Sparta fino a Atene, si era mantenuta neutrale. La prima fase della guerra del Peloponneso si concluse nel 321 della cosiddetta pace Chinicia, e Meno resta ancora neutrale. Nel 416 Atene incomincia a mandare a fare una spedizione con dei soldati, con dei militari, per assediare Meno. E Tucidide, quello che immagina o aveva notizie dalle relazioni degli ambasciatori ateniesi a Meno, ricostruisce questo dialogo che è un pezzo straordinario nell'ambito delle storie di Tucidide, perché è fatto proprio come un pezzo di letteratura dialogica. E gli ambasciatori che cosa chiedono? Vanno a Meno, si rivolgono, diciamo che i rappresentanti di questa isola non vogliono che gli ambasciatori partano al popolo, ma vogliono che vadano pubblicato a loro, e gli ambasciatori propongono che volte in volta loro dicono le loro ragioni, i medi possano contestare le loro ragioni. Naturalmente i capi dei medi fanno tutti l'osservazione, dice: questo sarebbe possibile, ma voi avete mandato l'esercito che ci sta assediando, quindi già questo significa che noi non è una discussione libera, nel senso che questa è tutta la spada di Damocle del vostro assedio, quindi non siamo liberi del tutto per poter discutere liberamente di quello che voi ci proponete. E i legati ateniesi sono un po' seccati da questa osservazione, dice: se volete discutere come salvarvi, sostanzialmente il loro discorso dice: noi siamo venuti qua per salvarvi, perché l'altra faccia è la vostra rovina, la vostra distruzione, non ci sono mezzi tempi. Quindi vediamo un po' quali possono essere le condizioni per salvarvi. Quindi togliete di mezzo, dice, queste cose pretestuose, e vediamo, realizziamo i fatti concreti. Ed è un dialogo che si svolge da parte dei legati ateniesi come filosofi della storia e come uomini dotati di realpolitik, quello che si definisce, cioè di capire quali sono effettivamente i rapporti di forza. I legati ateniesi dicono: noi siamo più forti, siamo venuti qua, quindi vediamo un po' come potete salvarci. Questo è il nocciolo del discorso, è come se facessero un gesto magnanimo nei riguardi dei medi. I medi a loro volta cercano di discutere e accampano delle ragioni che potrebbero essere altrettanto valide. Innanzitutto mettere in mezzo la giustizia, però non è giusto che noi siamo neutrali, non è giusto che voi veniate e ci volete sottomettere. E a questo punto gli ateniesi coprono il campo, dice: togliamo in mezzo la giustizia, perché la giustizia è valida quando le forze sono uguali, quando si può ragionare tra persone che hanno uguale potere, uguale forza. Voi non la avete, quindi da qui possiamo ragionare di utilità, di quale utilità c'è. Allora i medi sfruttano questo input degli ateniesi, dicono: l'utilità è che voi siate magnanimi nei nostri riguardi, perché un domani, se si capovolge la situazione, anche voi non dobbiate partire le stesse cose che stiamo partendo. Allora, gli legati subito tolgono in mezzo anche questa osservazione dei medi, dice: noi non temiamo proprio una situazione del genere, dice, siccome non siamo un'isola ma siamo uno stato continentale, noi non temiamo le potenze sul nostro, che stanno sul continente greco, piuttosto temiamo le isole, e soprattutto temiamo che loro, che sono stati i nostri sudditi, perché i sudditi, quando si ribellano e hanno la mente, sono ancora più feroci dei nemici che hanno combattuto alla pari, quindi sono uno di mezzo. Allora i medi mettono in mezzo il discorso dell'individualità, dice: ma noi abbiamo sempre avuto, fidiamo negli aiuti degli dèi, che sempre hanno aiutato le persone che si sono appellate a loro, che si sono appellate alla giustizia. Anche questo argomento è un po'
siamo certi che i nostri fratelli spartani vengano il nostro aiuto. Allora, qui i legati ateniesi spazzano i giudicanti. Voi siete siete completamente indugi. State affidando la vostra vita a vane speranze. Perché gli spartani, quando si tratta del loro tornaconto, sono molto bravi a intervenire e ricadono molto bene su di te. Però non hanno mai aiutato nessuno, non hanno... quindi toglietevi quest'idea dalla testa. E infatti gli spartani non sono intervenuti. I medi si prendono del tempo per riflettere, poi rispondono alle linee, dicono la nostra isola è stata colonizzata 700 anni fa, quindi noi siamo stati e dobbiamo conservare la nostra libertà. E quindi rifiutano quindi comincia questa serie di meta in maniera mal condotta dagli ateniesi, perché questo viaggio avviene nel 416, ma ci vuole un anno per spiegare i medi e dice Lucidi, dopo qualche decennio c'era stato qualche tradimento da parte dei medi, e avviene per mandare un'altra flotta, un altro esercito con alleati a meno, e nel 415 la città di Melo viene distrutta, e come era abitudine nei sacchi di questa città, come era abitudine nelle azioni di conquista della città, i cittadini attuano le armi di qualsiasi età, vengono passati dagli altri per gli uccisi, le donne